Sarà esposto in una mostra itinerante in Giappone, celebre ritratto di Papa Gregorio XIII di Scipione Pulzone, custodito nell'Istituto Salesiano di Frascati. Il ritratto di Papa Gregorio XIII del pittore del XVI secolo Scipione Pulzone, custodito nell'Istituto Scolastico di Frascati, si appresta a partire per il Giappone. Sentiamo Donatella Ansovini. Era il lontano 1585 quando quattro giovanissimi ambasciatori giapponesi giunsero a Roma per incontrare il pontefice Gregorio XIII, restando affascinati dalla magnificenza del Rinascimento italiano. Dopo più di 400 anni, il Papa che introdusse il calendario gregoriano sarà ospite per alcuni mesi nel paese del Sol Levante sotto forma di una suggestiva tela e l'opera realizzata negli anni 70 del Cinquecento da Scipione Pulzone, in una posa che ricorda il celeberrimo ritratto di Giulio II di Raffaello, custodita a Villa Sora a Frascati. Al quadro lui guarda l'interlocutore e lo interpella dicendo: io ho riformato il tempo, l'ho vissuto in un certo modo, come un evento favorevole e non come una successione di momenti. E tu come lo vivi? L'opera è in partenza da Villa Sora, uno dei 12 gioielli delle ville tuscolane, che vanta alcune sale affrescate, come quella con soffitto ligneo e dipinti che raffigurano le allegorie delle 9 muse alle pareti, realizzati probabilmente dalla bottega del Cavalier d'Arpino. In occasione dell'evento, gli studenti della scuola che ha sede nella villa hanno incontrato il ministro dei beni culturali. La partenza di questa tela, che sarà al centro di questa grande mostra giapponese, è anche un motivo di orgoglio per Frascati e anche sarà in futuro un motivo di ulteriore capacità di attrazione turistica. Il ritratto di Gregorio XIII rimarrà in Giappone fino al 3 dicembre, esposto in una mostra sul Rinascimento italiano che farà tappa in 3 diverse città del paese del Sol Levante, in un progetto di scambio culturale di ampio respiro tra Italia e Giappone. Ed è tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, il TG Lazio torna come sempre alle 19.35. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e arrivederci.